Salve ragazzi, benvenuti alla seconda bonus battle di Princess and the Pirate. Qui dovremo affrontare Antillion. In questa battaglia c'era una missione secondaria che diceva di usare un team Final Fantasy V, e così ho fatto. Tre obiettivi abbiamo: non perdere nessun personaggio, ridurre il suo attacco e colpirlo con l'acqua qui debole. Lui è principalmente fisico, quindi Gilgamesh qui era perfetto contro Fire Rhythm. Può essere blindato, però c'è, cioè, comunque un attacco che non subisce l'effetto del blind. Come ho detto già dagli obiettivi, debole all'acqua, però immune alla terra nel caso. Quindi come difesa ci passa il protect e quanti più attacchi d'acqua possibile. Ah, ok, l'attacco che diciamo non subisce effetto blind, comunque va succhia il ladro fire e può essere evitato dal rate hit, quindi anche se non potete portare un team full Final Fantasy V, il ladro fire rate hit rende questa battaglia eccessivamente semplice. Ecco, mi è andata. Un boss abbastanza semplice, soprattutto usando Draw Fire Rhythm. Se non volete o comunque volete avere un'osservazione in più, portatevi anche Blind. E come magie elementali portatevi acqua, Water, sì. Acqua è debole. Grazie della visualizzazione, a breve posso al prossimo, grazie, ciao.